Vi facciamo notare oggi questa struttura, questa pressa praticamente, che è chiamata in siciliano Ciappitu. È una pressa che ha almeno alcuni secoli, perché si vede la mano delle maestranze nostre locali che hanno utilizzato, oltre a tecniche veramente elaborate, hanno utilizzato i legni nostrani. E in alto crediamo sia Carrubbo, i pilastri sono in pioppo, la vite o vituni centrale è in noce, scolpito, quindi lavorato a mano, e la parte più importante è questa che si incunea nella chianca in alto, e quindi fa c'è il maschio e la femmina, per cui questa grossa vite deve scendere e salire, azionata da una trave trasversale. Il materiale da spremere, in questo caso l'uva, veniva inserito in queste fiscoli che noi chiamiamo coffe, e ci sono di diverso, coffe di diverso materiale. Queste sono di corde e sicuramente di materiale vegetale, ma queste direttamente realizzate con fibre vegetali. Simile alla Disa, all'ampelodesmo, ma molto più robusta. Nella parte bassa ci dovrebbe essere una lumera, che era la pietra, con una incisione circolare ed un beccuccio in avanti per fare sporgere e versare tutto il liquido in questo caso. La lumera ha un principio antichissimo, che viene tramandata dai tempi dei greci.